Grazie Presidente. Vorrei dire una cosa subito per aprire, perché a me sembra chiaro oggi che in quest'Aula a qualcuno, non faccio nomi, PD, PDL, dia molto fastidio che il 5 Stelle ha portato un assessore che ha chiuso gli inceneritori laddove ha lavorato. Diciamola un po' la verità, su, dai, fuori le righe. Perché no? Perché poi sembra che queste cose non le dice nessuno. Allora, l'assessore Pinuccia Montanari ha chiuso gli inceneritori e guarda caso è la modalità che fino a ieri in questo comune si voleva perseguire per il trattamento dei rifiuti. Peccato che adesso è arrivato il 5 Stelle che con questi pannolini chissà che cosa vorrà combinare. Allora, in realtà è un po' in tutta Italia che non c'è un sistema di riciclo dei rifiuti sostenibile, vorrei dire anche autosostenibile, che riesce a considerare il rifiuto come una risorsa e non come è stato fatto fino a Un ieri attimo solo, qui a Roma. consigliere, per favore, silenzio in aula, non si riesce a sentire. Riesce a Diversamente considerare. devo sospendere la seduta. Per favore, silenzio. I rifiuti come una risorsa e non come è stato fatto fino a ieri a Roma, una risorsa per tutti i Scusate un cittadini. attimo, no, non ci. Allora, chiedo cortesemente al personale presente di assicurare il silenzio, non si riesce a sentire gli interventi. Se volete seguire, seguite, altrimenti chi non vuole può uscire. Prego, consigliere. Grazie. Allora, stavo dicendo, in questa città fino a ieri l'interesse è stato quello non tanto per i cittadini, no? Considerare i rifiuti una risorsa per i cittadini, ma una risorsa per poche persone. Anzi, mi devo correggere, una persona. Questa persona si chiama Manlio Cerroni e che ha, insomma, in qualche maniera sempre tratto un guadagno dai rifiuti. Il 5 Stelle è arrivato e ha detto basta, questa roba non si fa più, mi dispiace, adesso andiamo verso delle politiche diverse per cui bandi, per cui AMA diventerà la vera azienda che gestisce i rifiuti, ma che soprattutto attraverso il guadagno che si può ottenere dal recupero di materia. E recupero non da energia, recupero di materia significa fare in modo che quanto viene gettato dai cittadini possa continuare ad avere una vita naturale. Quindi non bruciato, non trattato in altre modalità. Questa roba qui evidentemente appunto dà un po' fastidio non solo a Roma ma anche in altre parti in Italia, tant'è che non ci sono dei modelli. Ora noi vogliamo realizzare questo modello. Vogliamo capire se questa città e gli altri consiglieri di opposizione sono d'accordo, perché fino a questo momento, io ho ascoltato tutti gli interventi oggi, gli interventi delle passate aule dove si è discusso dello stesso tema e non ho visto una proposta concreta, una, anzi neanche mezza, rispetto alle politiche di riciclo. E poi si viene a contestare un assessore che parla di pannolini che devono essere, si possono, per chi vuole, per carità, anche lavare. Sono politiche di riduzione, come sono politiche di riduzione il fatto di realizzare dei centri di riparazione e riuso, centri di riparazione e riuso che magari possono servire, come abbiamo già detto anche in altri consigli, rischiamo di ripeterci a riusare quanto invece viene buttato. Poi per carità, è vero, i problemi in città ci sono. Gli impianti che abbiamo oggi non hanno la capacità per poter gestire il carico dei rifiuti che la città produce, ma questo si sapeva anche prima della chiusura dell'impianto di Malagrotta. E qui oggi io vedo centrodestra e centrosinistra schierati a, per carità, continuiamo con questi valzer, con questi balletti, però
anche il centrodestra, io ricordo lo slogan da rifiuti a risorse dell'ex presidente di regione, della regione Lazio, Renata Polverini, che non mi ricordo neanche quanto spese per fare dei cartelloni 6 metri per 3 o 3 metri per 9, dove c'è scritto da rifiuti a risorse, ma quel piano rifiuti ancora oggi non l'abbiamo visto, e non l'abbiamo visto neanche dopo 4 anni di consigliatura in regione Lazio da parte dell'attuale governo PD, e ci vengono a dire oggi che stiamo andando noi in infrazione. Per carità, potrebbe essere questa evenienza, ma noi in infrazione non ci andiamo, perché noi stiamo realizzando i rifiuti, si fa con la pianificazione, si chiamano i territori, si vede il fabbisogno e si realizzano gli impianti. Non c'è altra modalità, è una modalità semplice. Non capisco cosa c'è da criticare a quanto ha detto l'assessora Montanari. Ripeto, forse dà fastidio qualcosa di questa assessora, però mi dispiace, ma vi ci dovete abituare. Le persone che sono brave forse andrebbero aiutate a lavorare, non osteggiate come state facendo voi. Grazie.